Possiamo andare. Allora, buongiorno a tutti, benvenuti. Sono particolarmente contento come presidente di ISPRA di introdurre i lavori di questa giornata su un tema così decisivo e affascinante al tempo stesso. È una delle dimensioni dell'istituto che stiamo esplorando. È un'idea venuta, l'idea di questo prodotto, di questo rapporto, è un'idea che maturavamo da tempo, che insieme ai colleghi che si sono occupati, ai tanti che si sono occupati poi della raccolta, dell'elaborazione di dati e della realizzazione e pubblicazione di questo prodotto, diciamo, è stata poi un'idea che abbiamo ulteriormente affinato e sviluppato dopo l'Expo di 2 anni fa a Milano, che come ricorderete aveva proprio al centro dei propri lavori il tema dello spreco alimentare nelle sue varie accezioni. E io devo portare anche il saluto del Ministro dell'Ambiente Galletti, che era stato invitato ma che ha dovuto anticipare la partenza per Bonn. Sapete che in questi giorni ci sono i lavori della COP23, quindi il Ministro all'interno dell'Unione Europea sta sostenendo una posizione e quindi ha dovuto anticipare di 48 ore l'arrivo in Germania per partecipare ai lavori della COP23. E volevo salutare e ringraziare tutti coloro che parteciperanno alla giornata di oggi, che come sapete si compone di una parte introduttiva e poi di due tavole rotonde che saranno molto affollate, dense di contenuti, e quindi invito anche i moderatori a essere rigidi rispetto agli orari degli interventi per evitare di andare molto lunghi, anche se mi rendo conto che l'argomento è particolarmente stimolante e che probabilmente si tratta anche diciamo di uno dei primi tentativi, no, nel nostro paese di dare, attraverso una pubblicazione di questo tipo, di fornire un approccio sistemico, perlomeno di studio, a questo asset. Io personalmente vi chiedo scusa, dovrò lasciare i lavori subito dopo la presentazione, la mia introduzione, perché ne approfitto per ricordarlo, dovrò partecipare al funerale del collega Roberto Mezzanotte, che è stato direttore del Dipartimento del Rischio Nucleare, Tecnologico e Industriale dell'ISPRA per molti anni e che mi fa piacere anche ricordare qui pubblicamente in questo evento, perché è stato per noi tutti e per il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, nella propria ovviamente materia, un punto di riferimento sicuro ed autorevole. Vorrei però spendere prima di tutto qualche... Non so, no. Cosa faccio? Butto i telefoni, regia? No, forse... Ora, qua. Lo portiamo lontano? Ah, sì. Mi sto buttando adesso. Non lo porto via. Lo porto via. Peggio. Proviamo questo. Allora, qualche parola però permettetemi di spenderla prendendo appunto le mosse da una considerazione che risale a un paio d'anni fa. Nel settembre del 2015 l'Assemblea delle Nazioni Unite, come molti di voi sanno, ha approvato l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, all'interno della quale erano contenuti i cosiddetti SDG, 17 Sustainable Development Goals, che costituiscono gli obiettivi universali che la comunità internazionale si è posta per porre fine alla povertà estrema, combattere le disuguaglianze e le ingiustizie e provare anche a ridurre i cambiamenti climatici. Circa la metà di questi 17 obiettivi sono direttamente focalizzati su questioni tradizionalmente ambientali e affrontano la sostenibilità delle risorse naturali. Povertà, salute, agricoltura, cibo, acqua, sanità, insediamenti umani, energia, cambiamenti climatici, consumi e produzioni sostenibili, oceani ed ecosistemi terrestri. Tra le priorità dell'Agenda 2030, che sarebbe anche interessante soprattutto per i ragazzi leggere, perché è lo scenario futuro, è il vostro scenario futuro,
emerge la riduzione degli sprechi alimentari globali. C'è un obiettivo, il 12.3, che indica che entro il 2030 gli sprechi alimentari globali pro capita a livello di vendita al dettaglio dei consumatori dovrebbero essere dimezzati e le perdite di cibo lungo la catena di produzione e di fornitura ridotte. L'obiettivo di ridurre gli sprechi alimentari è strettamente interconnesso, l'ho detto prima, con tutti gli altri Sustainable Development Goals, tra cui l'obiettivo 2 sulla sicurezza alimentare e l'obiettivo 13 sui cambiamenti climatici. Ma di che parliamo? Di che numeri stiamo parlando? Secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, la FAO, che come saprete ha sede a Roma, un terzo di tutti i prodotti alimentari a livello mondiale, 1,3 miliardi di tonnellate commestibili, vengono perduti o sprecati ogni anno lungo l'intera catena di approvvigionamento per un valore di 750 miliardi di dollari. La riduzione degli sprechi di cibo e dei rifiuti potrebbe contribuire a recuperare le perdite economiche e ridurre gli oneri finanziari su chi? Sulle persone più vulnerabili, sui poveri del mondo. La Banca Mondiale ha stimato che nell'Africa subsahariana, una delle regioni più povere e più insicure dell'intero pianeta, una riduzione dell'1% delle perdite dopo la raccolta potrebbe portare ad un guadagno di 40 milioni di dollari all'anno. La maggior parte dei benefici andrebbe direttamente ai piccoli agricoltori locali. Più in generale, la prevenzione degli sprechi potrebbe risolvere abbondantemente l'intero problema della fame nel mondo. Dalla prospettiva ambientale, che è quella che più ci interessa, e questo ci tengo a dirlo, noi abbiamo realizzato questo prodotto partendo e avendo come riferimento la prospettiva ambientale, anche se è ovvio che si tratta di un argomento strettamente interconnesso con gli altri, di anche altre amministrazioni che si occupano di questa materia a vario livello. E subito dopo di me interverrà il collega direttore generale delle politiche internazionali del Ministero per le politiche agricole e forestali, no? Però da una prospettiva strettamente ambientale, le perdite e gli sprechi di cibo rappresentano un utilizzo inefficiente, se mi permettete, un'ennesima prova di un utilizzo inefficiente che abbiamo già dimostrato nel corso degli anni di risorse naturali. E secondo un altro studio della FAO, la perdita di cibo e gli sprechi generano una quantità enorme di gas ad effetto serra. Parliamo di circa 3,3 miliardi di tonnellate, di 3,3 miliardi di tonnellate equivalenti di anidride carbonica. Se fossero una nazione, lo spreco e le perdite alimentari mondiali sarebbero il terzo emittente del mondo, solo dopo la Cina e gli Stati Uniti. E bisogna quindi porre l'accento sulle grandi quantità di acqua e di fertilizzanti impiegate nella produzione di questo cibo, che però purtroppo, come vediamo, per gli sprechi non raggiunge mai una bocca umana. Ne produciamo, però poi lo sprechiamo e molta gente rimane senza cibo. Da una prospettiva di sicurezza alimentare, non è la nostra, ma l'abbiamo esaminata, poi gli altri colleghi ne parleranno più tardi anche nel corso dei lavori più diffusamente, la riduzione dello spreco di cibo e dei rifiuti è un'occasione importante per colmare il divario di calorie tra l'attuale produzione mondiale e quella raccomandata per alimentare in modo sostenibile la popolazione del pianeta, proiettata a superare la popolazione i 9 miliardi e mezzo nel 2050. Siamo veramente e saremo veramente tanti. Lo spreco alimentare in Italia è stato per troppo tempo un problema sottostimato, non è che ne abbiamo sentito parlare tanto e non ne sentiamo parlare da troppo tempo, ma potrebbe essere di dimensioni anche preoccupanti, come abbiamo cercato di evidenziare nel nostro studio. Voglio però dare anche una buona notizia, e la buona notizia sta nel fatto che la perdita di cibo sta cominciando, e oggi ne è una testimonianza, ad ottenere l'attenzione che merita. Ci ha posto attenzione l'Unione Europea, che sta recependo l'obiettivo 12.3 degli SDG, come stanno facendo anche l'Environmental Protection Agency e il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, lo sta facendo il Regno Unito, che in 5 anni ha tagliato i rifiuti alimentari del 21%, lo sta facendo la Danimarca, che sempre negli ultimi 5 anni ha ottenuto una riduzione del 25%. E bisogna anche dirlo che alcune nazioni, l'Italia tra queste, insieme alla Francia e la Romania, hanno approvato nel corso degli ultimi mesi dei provvedimenti normativi, delle leggi sugli sprechi alimentari. Lavorando sul principio che ciò che viene misurato può essere meglio gestito, è quindi opportuno
abbiamo ritenuto opportuno come istituto concentrare l'attenzione sulle perdite e sugli sprechi di alimenti e avviare, dico avviare, quindi non l'abbiamo completata con la giornata odierna, un'analisi sugli studi, le misure e le migliori pratiche esistenti, in particolare le best practice che possono promuovere una significativa prevenzione strutturale degli sprechi alimentari e facilitare la trasformazione verso modelli alimentari e quindi verso modelli di utilizzo delle risorse più sostenibili e più etici. La perdita e lo spreco di cibo, come è anche facile intuire, si ripercuotono in maniera rilevante negativamente, ovviamente, sia a livello socio-economico sia ambientale. Dal nostro punto di vista, dal punto di vista ambientale, la perdita e lo spreco di cibo comportano una serie di effetti molto gravi lungo le filiere alimentari, incluse le emissioni di gas serra, l'ho già detto, l'uso inefficace di risorse come acqua, suolo e gli altri input necessari lungo le filiere di produzione e consumo che a loro volta possono portare ad una degradazione degli ecosistemi naturali ed a una riduzione degli importanti beni e servizi che forniscono. Ho già detto alcuni numeri che emergono dai rapporti FAO e come cercheremo di illustrare, come abbiamo cercato di illustrare in questo rapporto, ampliando la definizione di spreco alimentare, integrando gli studi recenti, si scopre che le percentuali di spreco potrebbero essere anche maggiori rispetto a quanto dicevo prima, i dati riportati dalla FAO e dalla Commissione Europea e dalle altre istituzioni internazionali che stanno studiando il tema. Perché dobbiamo considerare l'enorme squilibrio geografico nelle disponibilità alimentari tra i paesi, che fa comunque parte di un surplus medio globale di almeno 1900 calorie pro capite giorno in eccesso rispetto al fabbisogno medio di riferimento. Ciascuno di noi, come sapete, ha bisogno di un apporto calorico giornaliero. Ci sono paesi dove la disponibilità di questo apporto è pari al doppio di ciò di cui avremo bisogno e paesi che ne hanno meno della metà di ciò di cui avrebbero bisogno. In più, diversi altri impieghi di prodotti edibili possono essere considerati sprechi. A tutti gli effetti, quindi, la riduzione degli sprechi e la redistribuzione dei surplus possono diventare il principale o tra i principali indirizzi di una strategia globale per garantire sicurezza alimentare e sostenibilità ambientale dei sistemi agroalimentari. Mi avvio rapidamente alla conclusione. In questo rapporto vogliamo quindi porre il problema e analizzare le connessioni più rilevanti con altre tematiche in modo da costruire un approccio, una visione integrata e d'insieme sulla questione, secondo i principi dello sviluppo sostenibile, integrando la dimensione ambientali, sociali ed economiche. È un approccio fondamentale per individuare soluzioni più efficaci contro lo spreco. Il lavoro quindi ha anche un pregio, quello di proporre un approccio sistemico e una proposta di carattere sistemico per la definizione dello spreco, analizzando le cause possibili dello spreco e ponendo particolare attenzione al peso dei condizionamenti che intercorrono lungo tutte le filiere alimentari. Come vi dicevo prima, siamo ancora all'inizio dello studio, perché è solo di recente che abbiamo posto l'attenzione su questi temi. E quindi probabilmente è un lavoro che nel corso degli anni andrà ulteriormente affinato ed integrato, perché, ripeto, abbiamo cercato di dare una risposta al fenomeno dello spreco in una prospettiva d'insieme. In particolare abbiamo anche cercato, grazie agli autori, scusate il gioco di parole, che ringrazio di nuovo per lo sforzo e per lo studio di questi anni, abbiamo anche cercato di presentare una serie di buone pratiche che sono state finora riconosciute utili per il contrasto allo spreco alimentare, soprattutto quelle relative al recupero alimentare e al riciclo. E poi abbiamo anche cercato di individuare una scala di priorità che riconosca la necessità di sviluppare soluzioni maggiormente strutturate in grado di prevenire alla fonte la produzione delle eccedenze alimentari e quindi gli sprechi che ne conseguono, che si fondano su contributi della società civile, delle istituzioni e dei soggetti privati. Si tratta di proposte che ovviamente non hanno la pretesa di essere esaustive, ma che sono in definitiva finalizzate al complessivo aumento della resilienza ecologica e sociale dei sistemi alimentari, ovvero della capacità di adattamento e prevenzione di fronte ai concreti rischi naturali e antropici che si stanno manifestando. Infine, il rapporto si concentra sui potenziali approfondimenti del tema dello spreco alimentare, riconoscendo, come dicevo prima, l'importanza
di stabilire connessioni e sinergie con le altre istituzioni, con i gruppi di ricerca, con chi se ne occupa a livello nazionale e internazionale, interessati quindi a studiare ed a contrastare questo problema emergente, ma non abbiamo tanto tempo poi per affrontarlo, problema che, ripeto, è di carattere ambientale ma anche di carattere sociale ed economico. Un'ultima considerazione anche al di fuori, diciamo, delle considerazioni che avevo preparato. Si tratta di temi che devono essere studiati con un approccio tecnico-scientifico, si tratta però anche e soprattutto di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla dimensione e sulla importanza di questo tema. Non basta solo il contributo della comunità tecnico-scientifica, serve davvero il contributo di ciascuno di noi. Ed ecco perché sono particolarmente contento che oggi, alla presentazione di questo rapporto, accanto alla comunità tecnico-scientifica di riferimento, accanto a tutti coloro che ci guardano anche via streaming, ci siano tanti ragazzi. Non è una frase fatta, perché questo problema e le cose di cui parliamo oggi saranno aspetti decisivi della vostra vita futura, non da qui a 20 anni, 30 anni, 40 anni, alla vostra età è facile dire sì, tanto fra 30 anni poi vediamo. Parliamo di situazioni che tra 10 anni potrebbero diventare impattanti, ed è quindi importante il contributo che ciascuno di voi, anche singolarmente, può dare per la soluzione di questo problema. Allora, grazie, buon lavoro. Io credo che ci saranno poi i margini negli interventi e nelle tavole rotonde per ulteriori spunti di riflessione, con la consapevolezza che siamo all'inizio di un lavoro che, sono sicuro, nel corso degli anni il mio istituto, ma anche tutti gli altri attori e soggetti coinvolti anche intorno a questo tavolo, continueranno ad approfondire per affinare e possibilmente dare anche soluzioni al problema. Vi ringrazio per l'attenzione e, scusandomi ancora per il fatto che vi devo lasciare subito, cedo la parola al collega Felice Assenza, direttore generale delle politiche internazionali dell'Unione Europea, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che ringrazio particolarmente per la sua presenza qui. Eravamo ieri, non ce ne siamo accorti, sullo stesso aereo di ritorno, non avremmo potuto parlare da Bruxelles, però la sua presenza qui testimonia appunto anche l'importanza che il Ministero per le politiche agricole e forestali annetta a questo tema e la consapevolezza della necessità di un approccio integrato. Grazie.